Se no sembrava fatta apposta. Esatto. Allora, io volevo dare qualche suggestione, perché secondo me, e volevo dare queste suggestioni che io ho recepito facendo un viaggio recentemente in Danimarca, e volevo parlarvi di quello che ho visto, di quello che ho percepito. Credo che i problemi che ci aspettano, le soluzioni ai problemi che abbiamo tutti i giorni, siano, li possiamo solo trovare se facciamo un discorso d'insieme. Se c'è, prendiamo in considerazione tutte quelle che sono le sfaccettature della società. Io sono partito, sono andato in Danimarca perché volevo fare un viaggio dedicato al tema energia. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle ha fatto, elaborato un piano a livello nazionale per arrivare a un 2050 in cui il paese Italia sarebbe e sarà, se dovessimo andare al governo, alimentato solamente da fonti rinnovabili e quindi liberarci dal predominio delle fonti fossili. La stessa cosa ha fatto la Danimarca, quindi volevamo confrontarci su un tema diverso da quello della mobilità con un paese che sta già portando avanti quello che vorremmo fare noi. Ovviamente non siamo perfettamente allineati su tutti i punti, ma ci piaceva l'idea di una progettualità. Bisogna avere progettualità oggi. Siamo andati lì e abbiamo affrontato questa sfida. Abbiamo visto come loro lo stanno affrontando. Per esempio, uno dei problemi più grandi di questo percorso è come far fronte a quella che viene considerata l'imprevedibilità delle fonti rinnovabili. Loro hanno molto eolico, tu non sai qual è l'ora durante la giornata in cui girano le pale delle pale eoliche, e quindi hai bisogno ad esempio di accumulare quell'energia durante la giornata e di ridistribuirla. Ecco, lì è stato interessante perché inevitabilmente il tema energia si è spostato anche sul tema mobilità, perché la soluzione che loro stanno sperimentando per questa imprevedibilità durante la giornata delle fonti rinnovabili, quindi dell'eccesso di energia in alcune ore e del difetto di energia durante altre ore del giorno, è appunto la mobilità. Cioè, trasformando la mobilità da mobilità che si basa su una tecnologia vecchissima, che è il motore a scoppio, con una mobilità elettrica, e quindi mobilità, i mezzi di trasporto dotati di accumulatori, batterie, ecco che gli accumulatori delle auto elettriche, dei bus elettrici, eccetera, diventano la batteria che ti permette di accumulare energia quando c'è un eccesso e ridistribuirla nella rete quando c'è un difetto, considerando ad esempio che le auto per il più del 90% sono ferme, quelle che utilizziamo. E quindi adesso la cosa interessante è che l'Enel, una società partecipata per quasi il 30% dallo Stato, sta sperimentando dei nuovi distributori, colonnine di distribuzione dell'energia per le auto elettriche proprio in Danimarca, perché non lo può fare in Italia non si può fare perché la legge non lo permette, e lei lo sta sperimentando lì, quindi la macchina quando è ferma e collegata garantisce sempre un certo margine di autonomia. Considerate che per il 90% una persona ha bisogno di un'autonomia di meno di 60 km al giorno se usa l'auto. Quindi sono, oggi le auto superano i 100 km, quindi per metà è sempre garantita l'autonomia, per l'altra metà la macchina, quando la rete ha un difetto di energia da fonti rinnovabili, quindi richiede energia, te la preleva e te la paga. Quando invece la rete ha un eccesso, ti ricarica la batteria a un costo inferiore, perché ha un eccesso, quindi l'energia costa meno. E quindi adesso i danesi che usano questo strumento guadagnano 1.500 euro l'anno solamente mettendo la spina dell'auto elettrica collegata alla rete. Ora, questo secondo me è un esempio bellissimo per capire che solamente mettendo tutto insieme si trovano le soluzioni e le prospettive. Quindi, se noi vogliamo, abbiamo capito che se noi vogliamo passare dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, trasformare le auto che abbiamo oggi da auto a combustibile fossile ad auto elettriche, ecco lì c'è la soluzione, mettiamo insieme le due necessità e le facciamo. Ovviamente siamo d'accordo, come diceva Paolo, che l'auto però devono diminuire il numero di auto. E cosa ha fatto la Danimarca sempre? In particolare Copenaghen, un paese dove la loro estate è l'inizio della nostra primavera e dove è sempre brutto e piove quasi tutti i giorni, hanno investito sulle piste ciclabili, ma non le piste ciclabili dove c'è il marciapiede colorato, delle piste ciclabili che sono delle vere e proprie autostrade per le bici,
con semafori, sottopassaggi, anzi la bici alla bici viene data la priorità rispetto all'auto, e a novembre del 2016, a novembre, quindi non ad agosto, a Copenaghen il numero delle biciclette rilevate era superiore al numero delle auto rilevate. Ed è un tema, un clima terribile in confronto all'Italia. Quindi hanno dimostrato che investendo lì si riducono il numero delle auto, si riducono il numero delle auto, e adesso quindi meno del 50% delle auto in circolazione, perché delle persone gira con le auto, perché l'altro 50 gira con la bicicletta, quelle auto stanno per essere convertite in auto elettriche, e quelle auto elettriche sono anche lo strumento con cui loro stanno facendo il loro percorso per liberarsi dalle fonti fossili. Quindi tutto torna. Noi stiamo cercando di fare un progetto al 2050 sul trasporto, sull'energia. L'unico progetto che io vedo al 2050 qui in Trentino a livello nazionale è la TAV. Cioè, noi abbiamo oggi un'autostrada, l'autostrada la 22, che sfora ogni mese il livello di inquinamento tollerabile per l'Unione Europea. E quindi siamo in procedura di infrazione da oggi, e iniziamo a pagare, dovremmo iniziare a pagare probabilmente queste sanzioni dell'Unione Europea che tu ci fai pagare. La soluzione che hanno progettato è costruire un'alta velocità da Innsbruck fino a Verona, che sarà pronta nel 2050, e nel frattempo è questo l'idiozia. E tra l'altro, per farla, come fanno a farla? Usano anche i soldi delle nostre tasche, quando entriamo in A22, perché vogliono usare il tesoretto dell'A22 per fare l'alta velocità, con la scusa perché nel 2050 riusciranno finalmente a spostare le merci dalla gomma alla rotaia nel 2050. Ma per farlo sono sotto ricatto, perché gli stanno dicendo, il governo gli sta dicendo in questo momento: se tu vuoi che ti rinnoviamo l'autostrada 22 a te provincia, senza fare un bando e quindi senza far entrare privati, devi farci la Val d'Astico, perché altrimenti non possiamo rinnovare la concessione ai privati invece della Brescia Padova di altri 9 anni. Quindi noi, per usare i soldi che abbiamo delle nostre tasche per fare l'alta velocità, dobbiamo consentire la Val d'Astico Nord, che ha come effetto aumentare il numero di traffico di auto che dal Veneto arriverà fino in Trentino, e quindi aumenterà il numero di auto, e quindi anche gli sforamenti di inquinamento sulla 22. Ancora più sforamenti, ancora più sanzioni europee, e le sanzioni saranno più alte. Questo per dirvi come non ci sia nessuna capacità di progettare e di guardare il futuro. Ci dicevano in Danimarca che proprio questa cosa delle auto elettriche, dei motori elettriche, è una delle due rivoluzioni che porteranno un cambiamento del trasporto, il motore elettrico delle auto, perché l'altra porterà il superamento dello stesso concetto di auto privata elettrica, che è la guida automatica. Queste due cose abbinate, e non sono futuro fra 20 anni o 2050, stiamo parlando di domani, queste due cose abbinate faranno un po' una piccola rivoluzione sul trasporto, perché mi dicevano a Dubai entro il 2020 saranno tutte a guida automatica, cioè non ci sarà più nemmeno il conducente, perché adesso inizia la guida automatica con il conducente, inizieranno a sperimentare, perché è già pronta la tecnologia, è già efficace, senza il conducente. Questo significa che tu non avrai più bisogno di avere l'auto di proprietà, perché l'auto ti porterà dove vuoi, continuerà a parcheggiare dove ci sono i parcheggi fuori città. Tu chiamerai l'auto quando ti serve, quindi non dovrai più comprarla. E quindi, per facilitare i costi, non ci saranno più le auto come le concepiamo, ci saranno bus elettrici, addirittura a chiamata, i bus pubblici a chiamata. Nelle ore di punta, quando servono per i bambini che escono da scuola, ci saranno piccoli bus, questo è quello che stanno studiando in Danimarca, piccoli bus in serie, uno dietro l'altro, che faranno un grande bus, che raccoglieranno gli studenti che escono da scuola, li porteranno a casa e poi si sparpaglieranno. E quei bus resteranno fermi finché non serve effettivamente concretamente. E capite che allora, se questo è il domani, se questo a Dubai sta avvenendo già entro il 2020, in Danimarca lo stanno facendo adesso, che senso ha chiedere parcheggi oggi?
Investiamo per l'auto elettrica, investiamo per queste ricerche. Che senso ha costruire nuove strade quando domani ti serve un'altra cosa? Allora, se noi non riusciamo a leggere il futuro per programmare, guardando quello che abbiamo adesso, il futuro per iniziare a costruirlo, faremo qualcosa oggi che non ci servirà domani e dovremo addirittura usare dei soldi per smantellare quello che abbiamo fatto. Questo non significa eseguire un piano energetico, un piano della mobilità al 2050, è già tutto pronto, fatto, andiamo lì, sappiamo dove arriviamo. Non è vero, perché ogni giorno, ogni anno, ogni mese dovrai rivalutare tutto, mettere tutto di nuovo in discussione. Però sai qual è la direzione e vai in quella direzione, come una barca a vela, no? Che per andare dritto deve andare un po' a destra, un po' a sinistra. Oggi stiamo andando non si sa dove, stiamo tornando indietro probabilmente, costruendo nuove strade, nuove tangenziali. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare a livello nazionale è individuare questo futuro nel 2050 per iniziare con la nostra barca a navigare nella giusta direzione. E quindi questo è l'augurio che sia la direzione giusta alla fine. E se voi ci date una mano...